Bentrovati ad un nuovo appuntamento in compagnia di Avinews. Apriamo la puntata con una nuova tappa del Festival del Sol, primo festival diffuso del cammino in Umbria che questa volta è approdato a Bevagna, uno degli 8 borghi facenti parte dell'Unione dei Comuni Terre dell'Olio del Sagrantino, soggetto a cui è affidata la gestione del progetto di promozione turistica. Vediamo com'è andata. Quinta tappa per il Festival del Sol, primo festival diffuso del cammino in Umbria, che ha portato piccoli e grandi esploratori alla scoperta di Bevagna, suggestiva cittadina di origini preromane, ricca di storia, cultura e incantevoli scorci. Abbiamo il luogo dove praticamente il Clitunno forma un invaso e quindi una cascata che è l'accolta, ed era un luogo importante all'epoca dei Romani, perché la nostra è una città appunto di antiche origini, probabilmente capitale degli Umbri, poi una città importante per i Romani, e in quell'epoca appunto proprio lì c'era un porto che faceva arrivare e partire le imbarcazioni alla volta di Roma, così come importante la via Flaminia, che è la strada che congiungeva Bevagna con la capitale. Di conseguenza sicuramente Bevagna era un centro commerciale significativo. Bevagna, come sappiamo, è attraversata dalla Flaminia, dalla via Flaminia, e di conseguenza ci sono molti reperti anche poco visibili, ma per un attento occhio vengono assolutamente colti, e l'acqua, perché sappiamo che Bevagna era al lato di un grande porto del fiume Clitunno, a cui i Romani si affacciavano grazie al Tevere, che era navigabile, e quindi giungevano fino a Bevagna. Una storia che si intreccia con l'acqua, quella di Bevagna dunque, e forse il destino ha voluto sottolinearlo ancora una volta, facendo cadere dal cielo la pioggia durante l'hiking di domenica, nella camminata a passo lento verso Torre del Colle, mentre è stato più clemente con i più piccoli il sabato. I bambini hanno potuto così imparare divertendosi grazie alle attività proposte da Farolab Creative e associazione Natural Slow Life, il Kids Urban Trek I Romani e l'Acqua, Viaggio nel Tempo, e il Kids Natural Trek alla scoperta del lago più piccolo del mondo, Lago Aiso. Attività outdoor che si possono fare anche con il tempo grigio, hanno tenuto a sottolineare gli organizzatori, perché un territorio non si scopre solo con il bel tempo. Il progetto Sol, in cui il festival è inserito, infatti, punta proprio alla promozione del territorio tutto l'anno, e questo appuntamento ha dato la possibilità di dimostrare che anche con la pioggia si possono portare i turisti alla scoperta lenta del paesaggio olivato, vitivinicolo e boschivo dei borghi coinvolti, facenti parte dell'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino, soggetto gestore del progetto, che è finanziato dalla Regione Umbria a valere sull'avviso Umbria Aperta per la promozione turistica dei territori dell'Umbria. Questo nuovo progetto è senz'altro efficace da un punto di vista culturale, turistico, e riesce proprio a prendere anche tante fasce, dai più piccoli e poi a salire ai camminatori più esperti, e quindi professionisti e non, insieme per l'Unione dei Comuni appunto alle Terre del Sol. Dopo Waldo Cattaneo, Massa Martana, Trevi e Bevagna appunto, toccherà Giano dell'Umbria, Campello sul Clitunno, Montefalco e Castel Ritaldi, inizialmente terza tappa in programma ma posticipata, ospitare il Festival del Sol. Salviamo il reddito e il raccolto è il titolo dell'iniziativa di Condifesa Umbria, che ha organizzato un incontro a Ponte San Giovanni di Perugia in favore di tutti gli stakeholder del mondo agricolo. Sentiamo com'è andata con Carla Damo. Salviamo il reddito e il raccolto. È stato questo il titolo e quindi il focus dell'iniziativa che Condifesa Umbria ha organizzato nella sede del Consorzio Agrario dell'Umbria a Ponte San Giovanni di Perugia in favore di tutti gli stakeholder del mondo agricolo. Un'occasione per fare, grazie alla presenza di relatori qualificati,
Una panoramica sulla gestione del rischio in agricoltura per sottolineare l'importanza per un'impresa di appartenere a un consorzio di difesa che può rappresentare un valore aggiunto per le aziende agricole. Abbiamo organizzato questo convegno con anche autorevoli esponenti nazionali di Asnacori, che è appunto l'associazione alla quale noi facciamo riferimento a livello nazionale. Siamo un consorzio umbro, appunto, con Difesa Umbria, in occasione dell'apertura della campagna relativa al tabacco. E quindi tutte le aziende tabacchicole inizieranno ad assicurarsi, perché naturalmente, avendo un alto valore a ettaro, il tabacco è una cultura che, diciamo, non è possibile fare senza l'aiuto dell'assicurazione. Durante l'incontro Andrea Berti, direttore generale di Asnacoli, ha ribadito l'importanza per le singole aziende di far parte di una rete e di poter contare su un soggetto aggregativo come il Consorzio di Difesa, che fa parte di Asnaco d'Italia, Associazione Nazionale dei Condifesa. Che l'Italia è l'esempio in Europa per l'evoluzione degli strumenti di gestione del rischio, e adesso sta cercando, come settore, non più come forme contribuite individuali e volontarie, ma sta cercando come settore di accompagnare le imprese in una strategia di gestione del rischio, in una fase di risk management. È stato introdotto un fondo che possiamo definire, per semplificare il concetto, obbligatorio, in quanto c'è una trattenuta non volontaria ma automatica di AGEA nella liquidazione del contributo PAC all'agricoltore, per alimentare un fondo al quale hanno già aderito dal 1 gennaio le 500.000 aziende agricole italiane. Questo fondo mutualistico nazionale si chiama Agricat. Agricat è uno strumento che è entrato in produzione quest'anno, è uno strumento di primo soccorso perché dà a tutte le realtà agricole la possibilità di avere un ristoro nei confronti di danni causati da eventi calamitosi quali gelo, siccità e alluvione. Primo soccorso perché? Perché non è sufficiente sicuramente a coprire l'impatto totale di questi eventi dati da cambiamenti climatici che sono sotto gli occhi di tutti, ma dà comunque un ristoro su quelli che sono i costi di produzione. La gestione del rischio è poi dunque più complessa, e a illustrare i molteplici rischi per un'impresa agricola è stato Francesco Martella, direttore del CESAR. I rischi climatici sono una componente, ma poi abbiamo anche il rischio dei prezzi, che variano magari molte volte anche a discapito delle aziende agricole. Di fatto sono rischi, questi che ho appena citato, tutti gestibili con degli strumenti, e l'agricoltura ha un vantaggio rispetto agli altri settori. È l'unico settore che ha la possibilità di avere una contribuzione pubblica per l'adozione di strumenti per la gestione dei rischi climatici, ma anche del rischio prezzo. E adesso a Torgiano, dove è stato inaugurato lo studio della dottoressa Elisa Busti, biologa nutrizionista con diverse specializzazioni. Vediamolo insieme. Biologa nutrizionista, farmacista esperta in omeopatia, fitoterapia e kinesiologia energetica. I titoli ne ha da vendere, ma è soprattutto la sua capacità di entrare in empatia con le persone, ascoltando le loro esigenze e riuscendo a creare piani nutrizionali efficaci, proprio perché cuciti addosso al paziente, che la rende speciale. E la dottoressa Elisa Busti, che ha inaugurato a Torgiano il suo studio professionale, nella città in cui già lavorava come farmacista. Lavoro che le ha permesso di acquisire esperienza nel rapporto con il paziente e nel consiglio di integratori alimentari personalizzati in base alle esigenze dell'individuo. Quello che le mancava era un progetto tutto suo, nel quale poter mettere a servizio delle persone le sue competenze. Il desiderio di far star bene le persone nasce con la mia prima laurea in farmacia, conseguita nel 2008 all'Università degli Studi di Perugia. E poi diventa realtà questo desiderio all'interno della farmacia Ricci di Torgiano, che è anche il mio paese, dove per molti anni ho ricoperto il ruolo di farmacista e ora ricopro il ruolo di nutrizionista. In farmacia ho imparato che le persone hanno bisogno prima di tutto di essere ascoltate, poi capite, rassicurate ed aiutate. Ed è per questo che nel corso degli anni ho sempre cercato di migliorarmi, conseguendo una seconda laurea in Scienze dell'Alimentazione e Nutrizione Umana all'Università degli Studi di Perugia. Ed ecco il suo metodo di lavoro.
a seguito di un'anamnesi accurata, si va poi nello specifico nell'andare a stilare proprio dei protocolli cuciti sull'individuo in tutto e per tutto, quindi non solo nel rispetto di quelli che sono le sue necessità in termini nutrizionali, nutrizionalmente parlando, ma nel rispetto del suo quotidiano, quindi quelli che sono i suoi orari in termini familiari, in termini lavorativi, per cui cercando di assecondare in tutto e per tutto la vita della persona in maniera tale che il piano alimentare sia una parte integrante della loro vita. Tutto questo può essere incanalato all'interno di varie tipologie di protocolli, che sono i classici, ipocalorica, ipoglucidica, dieta zona, dieta per le intolleranze, il settore gravidanza, allattamento e fertilità, e ho una specializzazione in piani alimentari chetogenici con cui lavoro da diverso tempo e che mi danno molte soddisfazioni. Ringrazio la dottoressa Busti per aver scelto di aprire la sua attività a Dolgiano. Quando una comunità si arricchisce di una nuova attività è sempre un orgoglio, credo, per tutta la cittadinanza. Nel mio studio vorrei che i miei pazienti si sentissero come a casa, liberi di parlare, condividere, scambiare opinioni ed emozioni e sentirsi accolti, capiti ed amati. E come dico sempre, io e te dobbiamo fare squadra, perché da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano. Ci spostiamo a Marciano, dove l'Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli Moneta ha celebrato la Festa dell'Europa, una giornata celebrata in tutti gli Stati membri con diverse iniziative. Quelle fatte dalla scuola marcianese ce le racconta Nicola Torrini. Con un colorato e partecipato evento che si è svolto nel cortile della scuola, l'Istituto Omnicomprensivo Salvatorelli Moneta di Marciano ha quest'anno voluto dare particolare risalto alle celebrazioni per la Giornata dell'Europa. Dirigenza, corpo docente e studenti hanno così stimolato una riflessione collettiva sull'idea di Europa, condividendo appunto le loro esperienze scolastiche all'estero e i loro pensieri sui temi dell'integrazione fra soggetti e culture diversi e sui valori di cittadinanza, solidarietà e intercultura. Tutto questo a testimonianza di una vocazione dell'Istituto sempre più aperta verso l'Europa, Europa che offre tante opportunità ai ragazzi, ma che offre loro anche la possibilità di formarsi per diventare appieno cittadini europei. Nell'ultimo anno scolastico numerosi studenti e docenti dell'Istituto sono stati coinvolti in attività di mobilità Erasmus, in particolare nella città di Budapest. Diverse poi le opportunità di job shadowing e corsi strutturati per docenti in Spagna, Lituania, Islanda, Ungheria, Lettonia e Belgio. Diversi studenti della scuola superiore poi si sono recati in Portogallo, a Malta e in Belgio per svolgere tirocini in azienda della durata di un mese. Per quest'anno abbiamo visto per la prima volta coinvolto attivamente il primo grado, la scuola media, nelle attività di mobilità, e questa è stata appunto una grande novità che ci permette anche di lavorare in continuità verticale. Il Salvatorelli Moneta è stato inoltre particolarmente attivo nell'ambito del progetto eTwinning. È un progetto europeo che permette di collaborare con scuole europee e di costruire appunto progetti condivisi. L'anno scolastico scorso abbiamo lavorato insieme ad un progetto che riguarda l'iperconnessione digitale, per il quale abbiamo ottenuto un premio dall'Agenzia Nazionale Indire. Ho partecipato al progetto eTwinning e grazie a questo progetto siamo riusciti a entrare in contatto con diverse scuole e abbiamo conosciuto nuove persone e ci hanno dato la possibilità di parlare inglese. In occasione della Giornata dell'Europa è stato anche presentato il progetto interdisciplinare di educazione civica Alimentiamoci d'Europa, che ha visto coinvolti circa 150 studenti e 30 docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
una parte di questo progetto, chiamata Le Vie del Pane, ha voluto approfondire la conoscenza dell'elemento fondamentale dell'uomo, ovvero il pane. Attraverso la ricerca e la pratica, i ragazzi hanno sperimentato le diverse modalità di produzione del pane nei paesi europei, lavorando anche con i partner francesi, spagnoli, lituani e anche pugliesi. Da un capolavoro della natura ad un capolavoro della manifattura orafa. Solo da Bartuccini Gioiellerie, Centro Diamanti Naturali e Laboratorio Orafo, puoi realizzare il tuo gioiello unico e sostenibile, con diamanti naturali certificati ed etici. Bartuccini Gioiellerie, preziosi per sempre. Central Car, da 40 anni la tua concessionaria Jeep in Umbria. Affidabilità, forza, personalità e stile. A Perugia, Foligno, Terni. Ieri, oggi, domani, il sogno Jeep continua. Preservare le tradizioni. Valorizzare le produzioni locali, rispettare l'ambiente e gli animali. Grifo Latte si impegna ogni giorno per garantire tutto questo e portare nelle vostre case latte 100% Umbria. Grifo Latte, abbiamo a cuore il nostro territorio. Bellezza e benessere, in una parola, beauty. A Perugia, in via Sette Valli 320, il centro di bellezza di Claudio Barcaccia è pronto a prendersi cura di te. Affidati ai suoi specialisti per trattamenti all'avanguardia, mirati e personalizzati. Estetica viso e corpo, capelli, nails e abbronzatura per una bellezza a 360 gradi. Beauty, un universo di bellezza. Tornano a Spello i Giorni delle Rose, evento organizzato dal Garden Club Perugia. L'ottava edizione dedicata al tema Le Rose e il Sollevante è in programma a Villa Fidelia da venerdì 26 a domenica 28 maggio. Vediamo la presentazione nel servizio di Carla Damo. Dal 26 al 28 maggio a Villa Fidelia di Spello torna i Giorni delle Rose per l'ottava edizione, una manifestazione che celebra la regina dei fiori con tantissime attività e che sa esprimere una grande qualità. Siamo tornati dopo 3 anni, quindi con grandi difficoltà perché è difficile ripartire. Comunque siamo tornati a coltivare bellezza, che è il nostro motto, per darvi una manifestazione, un'edizione che speriamo si ricordi. Gli espositori con le loro rose, con l'artigianato verde, renderanno colorato tutto il vecchio parco meraviglioso di Villa Fidelia, parco storico. E poi abbiamo anche, a vivacizzare l'ambiente, abbiamo anche delle galline ornamentali, pappagalli e i cavallini di Monterufoli. Il Giappone è la nazione ospite di questa edizione con la sua millenaria cultura in cui la natura riveste un ruolo centrale e molte saranno le iniziative a tema tra dimostrazioni, laboratori, letteratura e musica. Grande importanza hanno le mostre dedicate al Giappone e non solo e come da tradizione i concorsi. Quello di poesia è il Premio Nazionale Rosetti d'Italia e poi Una Rosa in Testa che premierà il miglior cappello con rose indossato dai visitatori.
Padrino della manifestazione è il maestro giardiniere Carlo Pagani, che condurrà i visitatori in una passeggiata d'eccezione tra le rose. E in quanto a passeggiate ci sarà anche quella botanica con Aldo Ranfa e Chiara Proietti. Poi è importante, mi piace ricordarlo, ospitiamo questo seminario di grande importanza organizzato dall'Ordine degli Agronomi con gli architetti e i medici. Quindi sono giardini, orti e boschi terapeutici. So per certo che c'è veramente tanta attesa di questa unica manifestazione nel panorama regionale, dove intorno alle rose ci sono un'infinità di attività, di iniziative culturali di una bellezza straordinaria ed unica. Tutto ciò rende unica quindi Villa Fidelia, Villa Fidelia che è un patrimonio che la Regione Umbria ha, la provincia di Perugia come proprietà e in questo caso anche il Comune di Spello. Villa Fidelia è uno dei patrimoni più belli che questa provincia ha e detiene, e caratteristica della villa è proprio il suo grande giardino straordinario. I giorni delle rose non fanno altro che valorizzare con un elemento che poi sono le rose, che scopriamo appunto essere sempre più attrattive anche in questa manifestazione, con il punto di colore, l'attenzione dell'allestimento che gli organizzatori hanno sempre dato, e con questo senso proprio di ritorno alla vita della stagione di maggio che attraversiamo, danno una riapertura alla villa. Il programma dell'evento si chiude con il concerto del progetto Maggio all'Umbria di Laura Musella. Gli eventi sono tutti a ingresso gratuito e durante i giorni delle rose saranno attivi 3 punti ristoro. Confindustria Umbria ha ospitato nella sua sede di Perugia il primo meeting delle sezioni grafiche, cartotecniche e cartarie del Centro Italia, che ha visto riunirsi le aziende della sezione grafica e cartotecnica di Confindustria Umbria e le imprese del comparto associate a un'industria: Confindustria Ancona, Confindustria Ascoli Piceno, Confindustria Macerata e Confindustria Pesaro Urbino. Vediamo il servizio. Dal caro energia alla transizione digitale, dalla gestione degli imballaggi alla valorizzazione della carta come materiale naturale, riciclabile e riciclato. Sono state queste le principali tematiche affrontate nel primo meeting delle sezioni grafiche, cartotecniche e cartarie del Centro Italia, che ha visto riunirsi nella sede di Perugia di Confindustria Umbria le aziende della sezione grafica e cartotecnica di Confindustria Umbria e le imprese del comparto associate a un'industria: Confindustria Ancona, Confindustria Ascoli Piceno, Confindustria Macerata e Confindustria Pesaro Urbino, per condividere progettualità e iniziative volte a favorire lo sviluppo dell'industria grafica, cartotecnica e cartaria del Centro Italia. L'obiettivo di questo incontro è quello di creare un networking tra le sezioni per poter essere più forti sia sul mondo dell'accesso al credito, sia quello di creare una situazione di forte sostenibilità per le aziende, anche perché dovremmo poi essere tutti quanti sostenibili dal 2025, quindi credo che sia una cosa molto importante. Il fatto che è il primo meeting ci onora e ci fa molto piacere, perché queste sezioni del Centro Italia hanno aderito con grande entusiasmo e quindi è un impegno ancora più grande, ma credo che la nostra forza sia sufficiente per poter sostenere questo impegno. Nel meeting organizzato dalla sezione grafica e cartotecnica di Confindustria Umbria, in collaborazione con la Federazione Carta e Grafica, un focus specifico è stato dedicato alla sostenibilità, con la presentazione del progetto varato dalla Federazione per supportare le imprese associate nella rendicontazione delle performance ambientali e sociali. Abbiamo elaborato a livello di federazione uno strumento proprio applicativo, quindi un software che è comprensivo da un lato di una metodologia con tutti i parametri internazionali, indicatori internazionali, quindi assolutamente autorevole, ma soprattutto personalizzata e calata su le esigenze, le specificità dei nostri settori. E quindi attraverso questo software che oggi noi offriamo alle aziende gratuitamente, loro possono in qualche modo elaborare un vero e proprio bilancio di sostenibilità con una metodologia che le
le semplifica molto il lavoro, o fare una specie di livello 1 di rendicontazione, così l'abbiamo chiamato, cioè quindi incominciare a produrre una rendicontazione semplificata di primo livello, ideale per quelle PMI che appunto vogliono incominciare a monitorare questi parametri e a raccontarli ai loro clienti, ai loro fornitori, alle loro banche. Il meeting è stato preceduto dalla presentazione del volume Il vento del nord in Umbria di Domenico Taschini, funzionario di Confindustria Umbria e segretario del Comitato Provinciale Istruzione Grafica di Perugia, che racconta la nascita e lo sviluppo dell'arte grafica in Umbria attraverso 600 anni di storia e lo studio approfondito di documenti e fonti. Il 2023 è un anno speciale per Città della Domenica. Il Parco Perugino compie infatti 60 anni e per celebrarli ha organizzato una mega festa durata 3 giorni, alla quale si aggiungeranno tante altre iniziative nei prossimi mesi. Il servizio. Anni di storia che si legano indissolubilmente con quella della città di Perugia e delle tante famiglie perugine e non, che nel corso del tempo hanno frequentato il parco di Città della Domenica, affezionandosi ad esso come una seconda casa, quella da frequentare il giorno di festa, la domenica appunto. Un posto incantato tra natura, attrazioni fiabesche e animali, che grazie alla lungimiranza del suo fondatore, l'imprenditore perugino Mario Spagnoli, figlio della famosa Luisa, è stato il primo parco divertimenti d'Italia a conciliare il nuovo divertimento di massa per le famiglie con la tradizione tutta italiana di gastronomia e paesaggio. I 60 anni di questo posto magico non potevano che essere celebrati con una festa da favola durata 3 giorni, in un susseguirsi di eventi dalla mattina al tramonto. Oltre ai consueti spettacoli western, la falconeria, il rettilario, le fiabe itineranti di Michele Volpi, la simpatica accoglienza di Burro, l'asinello mascotte del parco, molto amato dai bambini, Città della Domenica ha regalato tante emozioni ai suoi visitatori, che hanno potuto ammirare una mostra di modellismo storico e assaporare i vecchi tempi, con alcuni piatti riproposti dal ristorante del parco, tratti proprio dal menù storico di Città della Domenica. Ad animare la festa, banda e majorette, e poi ancora trampolieri mangiafuoco, balli swing, spettacolo piromusicale tra giochi di colori, cascate di luci e live music con l'armoniosa voce della soprano Sara Piccioni. La festa per i 60 anni di Città della Domenica non finisce certo qui, perché saranno tanti gli eventi organizzati nel corso dell'anno per celebrare questo importante traguardo. Per restare aggiornati su tutte le iniziative del parco, si può visitare il sito www.cittadelladomenica.it e la pagina Facebook Città della Domenica. In un mondo che cambia, in cui l'uomo deve riuscire ad affrontare sfide epocali e rigenerarsi, si inserisce SID, il Festival Internazionale di Architettura, andato in scena tra Perugia e Assisi. Main partner della manifestazione, che sposa interamente l'approccio e la cultura della sostenibilità umana, è Tecla, azienda che produce costruzioni in legno. Per noi Carla Damo. Aprire le porte al futuro mettendo a confronto idee, esperienze, proponendo azioni concrete. Gettare un seme da cui possa germogliare una nuova relazione con la natura e con gli altri esseri viventi. In un mondo che cambia, in cui l'uomo deve riuscire ad affrontare sfide epocali e rigenerarsi, si inserisce SID, il Festival Internazionale di Architettura, andato in scena tra Perugia e Assisi. È centrale il pensiero della progettazione architettonica nelle diverse scale, dal design all'architettura, all'urbanistica, alla pianificazione territoriale, perché i progettisti sono tra le figure più implicate nel processo di trasformazione. Siamo di fronte a un grande cambiamento, una sfida climatica e ambientale che ci invita a cambiare mentalità, comportamenti, di farlo anche in tempi molto rapidi.
l'Umbria, Perugia-Assisi, per una settimana a baricentro internazionale delle riflessioni sulla ecologia umana. E sono stati tanti gli spunti di riflessione, le occasioni di confronto per ripensare il costruire, il vivere tra luogo e non luogo, il rapporto tra le città e l'ambiente, il contributo della tecnologia, il tempo e lo spazio, la materia e la forma. Il festival ha abbracciato molte forme espressive, dal pensiero alla musica, all'arte, senza tralasciare il sacro e la sua architettura, spazi di cui l'uomo ha bisogno per poter indagare il tema dell'esistenza. Main partner della manifestazione, che sposa interamente l'approccio e la cultura della sostenibilità umana, è Tecla, azienda che costruisce in legno. Questa è un'iniziativa da cui noi siamo stati invitati, e quando ci hanno detto questo ci siamo anche commossi, perché sapevamo l'importanza degli organizzatori di questa esperienza intellettuale. Tecla è amministrata da uomini i quali hanno questo desiderio, no? Che il primo è un desiderio personale di riconnettersi, per non dimenticare il senso dell'esistenza. E tutto trova l'equilibrio. E noi lo stiamo trovando, credo, nel lavoro, nelle iniziative culturali che noi facciamo. E Tecla è uno strumento, un mezzo, un soggetto attraverso il quale noi uomini, che amministriamo questa piccola realtà che si occupa di costruzioni, crede di, mentre opera, di contribuire a costruire per un uomo che deve trasformarsi e riconnettersi in questa idea di mondo e di spazio che forse, come ci ha insegnato qualche lezione di fisica ieri l'altro, non sappiamo quanto è poi veramente reale. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che potete rivedere tutti i servizi andati in onda sul nostro canale YouTube e continuare a seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Vi invito inoltre a visitare il sito www.avenews.it. Da Avenews è tutto, un buon proseguimento!